Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video, sono Genem e oggi siamo tornati su Farming Simulator 17 sulla mappa Stappenbeck. Allora ragazzi, prima di cominciare, voglio dire, non fate spam sotto i miei video perché sto cominciando a mandare strike. Comunque, nello scorso episodio abbiamo comprato la nuova seminatrice e ho seminato e fertilizzato il campo. Oggi volevo andare a comprare un nuovo campo perché averne solo uno non è granché. Quindi guardo quello che c'è. Ok, ragazzi, ho trovato un buon campo. È il terreno numero 91. Quindi mi avvio col furgone. Siamo arrivati. Ok, l'avevo adocchiato perché era già seminato. Seminato anche questo a mais, buono, perché il mais l'avevo già raccolto. E ora devo andare a trovare però la trebbia, quella che ho usato. Ok, trovato. In questa serie io voglio usare il meno possibile gli operai, però essendo un campo un po' grande, e siccome lo voglio finire entro la fine di questo video, prenderò un'altra lama. Poter utilizzare due trebbie sullo stesso campo. Quindi comincio. Oh. Ah, giusto. Io già stavo partendo con la trebbiatura, ma devo comprarmi il campo prima. Quindi, ok, 126.000 euro, 127.000 euro. Va bene. Quindi adesso posso trebbiare. Se metto l'operaio non dovrebbe avere troppi problemi. Tanto ora gli verrà a dare un occhio. Però adesso prendo una trebbia a caso, la ripristino e vado al negozio. Se io vendessi la trebbia, adesso voglio vedere perché voglio provare magari a comprare anche un'altra trebbia un po' più grande. Questa, quanto me la pagano? Ragazzi, me la pagano tantissimo, 157.000 euro. La vendo e ne compro una più grande. Opterei per la Massey Ferguson, perché è un po' più economica. E ovviamente vado a comprare la lama, che compro questo che è da 9 metri. Ragazzi, andando verso il campo ho trovato un cimitero. Tra l'altro tutta gente nata lo stesso giorno e morta lo stesso giorno. Vabbè, ci hanno stampato la stessa cosa. Ok, ragazzi, sono arrivato al mio terreno. E l'operaio sta andando bene. Non mi aspettavo che andasse così bene perché il campo non è così tanto regolare. Comunque, buono. Ok, il problema è girare. Difatti credo che poi nel prossimo episodio so già cosa fare. Ovvero abbattere tutti gli alberi che ci sono vicino ai miei terreni. Ragazzi, serbatoio pieno. Comunque, l'operaio non ha preso tutto, ma è normale. Quindi questa la sposto e vado a portare qui un cassone. Ok, ragazzi, sono arrivato al campo. Però credo di levare l'operaio perché il resto lo faccio da solo. Ok, ragazzi, ho finito di scaricare, adesso faccio l'ultimo pezzettino e poi concludo il video. Ok, ragazzi, ho finito di trebbiare, quindi poi off camera vado a mettere tutto in fattoria. Intanto adesso devo andare a scaricare il mais. Ok, ragazzi, sono arrivato quasi in fattoria. E qui
Quindi ragazzi, apro la grata e forse adesso riflettendo ho capito come poi posso caricare il cassone. Voglio fare una prova prima di chiudere. Ok. No, ragazzi, è buggato, ma ha scaricato qui, non è passato sotto. O forse passa piano piano. Boh. Comunque, io chiudo la grata. E poi se premo sempre col tasto destro qui vicino, vicino a questo display, si accende, mi dice quante cose ho e si apre il condotto. Quindi probabilmente da qui poi posso scaricare. L'ho notato solo ora. Comunque spengo pure qui e lì si chiude. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, lasciate un mi piace se è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate qua sotto, scrivete qualsiasi cosa. Se volete condividete, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!